Buongiorno intanto, buongiorno da parte mia, buongiorno da parte di Francesco Tramontana. Credo che oggi si tratti della prima occasione di lavoro scientifico pieno. Credo che nella scorsa occasione prenatalizia ci sia stato ampio spazio per i saluti delle autorità e per una presentazione generale del corso e credo delle problematiche che il codice dei contratti pubblici ci pone nel nostro agire quotidiano, nelle diverse vesti, nei diversi ruoli in cui siamo impegnati a affrontare le questioni della contrattualistica pubblica. Nell'ordine logico che gli organizzatori del corso, Maurizio Cafagno in primis, hanno immaginato, il tema della programmazione precede il tema della progettazione, precede il tema della ricerca del contraente e questa mi pare non solo una esigenza di coerenza rispetto alla tassonomia e all'ordine codicistico, ma innanzitutto un'esigenza di coerenza rispetto ad una progressione logica. Se immaginiamo un diagramma di flusso, e Francesco ce lo mostrerà meglio con una slide più avanti, ci avvediamo di come il codice, sulla scia di una traccia che viene dalla legge Merloni nella versione originaria del 1994, ha finalmente operato un investimento, non saprei dire se consistente, sulla programmazione. Intendo cioè rimarcare che storicamente la disciplina dei contratti pubblici, penso alla disciplina sui contratti del 24, del 27, ma potremmo risalire alle leggi di unificazione del 1865, si sia orientata sulla scorta di tre diverse determinanti. Da un lato l'esigenza di mettere in condizione l'amministrazione di identificare il contraente privato più affidabile, quindi l'introduzione di strumenti derogatori rispetto al contratto, penso all'esecuzione in danno, penso alle rescissioni contrattuali, e dall'altro mezzi di ricerca del contraente pensati in una prospettiva che doveva coniugare l'identificazione del soggetto privato con l'esigenza di celere svolgimento del procedimento di ricerca del contraente. Un malcelato favore per la trattativa privata, una prospettiva nella quale veniva in rilievo il pubblico interesse da perseguire attraverso lo strumento contrattuale. Una seconda traccia, già presente fin dalla fine Ottocento, si realizzano opere pubbliche e in tal modo si modifica, si infrastruttura il territorio. Pensate al tema della compatibilità urbanistica dell'opera, quale presupposto indefettibile o quale presupposto rinunciabile in prima istanza e perseguibile nel corso del procedimento. E una terza traccia che irrompe nello scenario della contrattualistica pubblica, i contratti pubblici e i metodi di ricerca del contraente come strumento di estensione, rafforzamento del mercato interno, come strumento per rendere contendibili le opportunità che l'amministrazione mette in gioco, immette sul mercato in una prospettiva pro-concorrenziale che ha un chiarissimo riferimento eurounitario. Peraltro in una delle rare situazioni in cui concorrenza per l'ordinamento comunitario significa favor rispetto ad un ordinamento, rispetto ad una geometria plurale del mercato. Questa è la nozione di concorrenza che mutuiamo da oltreoceano.
che non va confusa, apro e chiudo la parentesi, con la nozione di concorrenza che ad esempio sta alla base della disciplina di affidamento dei servizi pubblici locali. Lì concorrenza viene vista in una prospettiva strumentale. Un certo ordine del mercato affinché ricadano benefici sui consumatori, sugli utenti. Rispetto al mercato delle aggiudicazioni pubbliche, concorrenza significa ordine plurale del mercato. Da ultimo pensate alla disciplina di favore rispetto all'esecuzione per lotto delle opere pubbliche onde favorire le piccole e le medie imprese. Si presuppone che dal punto di vista macroeconomico un mercato non dominato da grandi operatori, ma caratterizzato dalla presenza di una pluralità di operatori economici in concorrenza tra loro, senza rigidità, senza vischiosità, senza sbarramenti all'ingresso, possa garantire una maggior efficienza complessiva. E in questo caso efficienza significa ricerca dell'innovazione, sono le prospettive che Joseph Schumpeter aveva messo a fuoco fin dagli anni 40. Se questa è la prospettiva in cui si è posta la legge Merloni e si è posto il codice dei contratti pubblici, mi sembra ineludibile domandarci che cosa significhi passare da un intervento puntuale ad una disciplina programmatoria. Cosa significa programmare? Decidere sulle decisioni. Darsi un quadro generale, una cornice generale entro cui si inscriveranno le decisioni puntuali. Disegno ordinato di condotte future, ci diceva Massimo Severo Giannini negli anni 60. Una ordinata spaziale temporale. La disciplina programmatorio-pianificatoria, pensate a come piano e programma nel lessico giuridico vengano spesso usati alla stregua di sinonimi. Si fatica ad identificare nelle concettuologie giuridiche una differenziazione netta, esatta, dal punto di vista lessicale e concettuale tra i due termini. Certo, possiamo immaginare che i piani si occupino delle dimensioni spaziali, ma questo è vero fino ad un certo punto, è vero nelle pianificazioni territoriali ed ambientali. Beh, tant'è, Giannini, parlandoci di ordinata spaziale e temporale, scriveva una pagina bianca, tentava una prima concettualizzazione. Pensate a come il sistema della programmazione economica costituisse il proprium del programma del primo governo di centrosinistra del 1962, che attribuisce un ruolo centrale al Ministero del Bilancio, la nota aggiuntiva firmata dalla Malfa voleva immaginare un sistema economico pianificato, con dei programmi quinquennali, senza tradire il principio liberal-democratico sotteso alla nostra Costituzione, ma si immaginava che il Paese necessitasse di un ordine complessivo, di una ordinata spaziale e temporale, riprende Giannini sul versante strettamente giuridico. Ma la nota aggiuntiva del 1962 è straordinariamente lucida nel segnare i limiti strutturali di un paese che in quel momento viveva l'emozione del boom economico, che era nel suo pieno ma che già di lì ad un lustro avrebbe fortemente rallentato per collocarci nei problematici anni 70, rimase un esempio decisamente isolato. E così negli altri settori del diritto amministrativo e negli altri settori dell'economia. In questi giorni in cui ho cercato di documentarmi,
ho incontrato dei riferimenti al metodo della programmazione nel parere che il Consiglio di Stato ha reso di recente sulla bozza di decreto in materia di schema di programma triennale e di programma biennale per le acquisizioni. Si parla da parte del Consiglio di Stato di organizzazione dell'attività amministrativa secondo un programma sull'assunto che questo metodo sarebbe in grado di portare, lo si dice assertivamente, ma lo si dice altrettanto convintamente, a dei risultati qualitativamente più ambiziosi sul piano della cura degli interessi pubblici. Si esprime sostanzialmente una affermazione di favore sul piano dei principi generali per il modello della programmazione. Per il modello della programmazione che consente di mettere in correlazione diretta mezzi e obiettivi, che consente di evitare la scrittura di programmi amministrativi che assomiglino o che si risolvano in libri dei sogni. Vorrei chiedervi di riflettere, magari con un tempo ragionevole, magari dopo la somministrazione di un questionario che vi faremo avere per aiutarci a raccogliere dei dati, quante opere, quante intenzionalità realizzative ricomprese nei programmi triennali entrano poi effettivamente in un elenco annuale e trovano concreta attuazione? Ciò di cui ci occupiamo questa mattina è il complesso, è il novero delle regole che cercano di assicurare una maggior effettività fin dalla fase ideativa dei programmi, una maggior oggettività fin dalla fase della rilevazione dell'analisi dei bisogni, affinché i programmi amministrativi abbiano un vaglio preventivo sul piano della possibilità concreta di realizzazione, sul piano del confronto obiettivo e oggettivante tra obiettivi e mezzi disponibili. Questa è in fondo la programmazione ridotta ai propri minimi ma essenziali termini. Una valutazione complessiva, aggiungerei, di tutti gli interessi pubblici da soddisfare. Ancora Massimo Severo Giannini ci consegnava la più interessante definizione di interesse pubblico, la determinante generale del diritto amministrativo, la determinante generale di ogni azione amministrativa. Beh, Giannini ci diceva che l'interesse pubblico non sta mai solo. L'interesse pubblico non è mai uno e uno soltanto. L'interesse pubblico emerge sempre nel confronto dialettico, nella valutazione comparativa, nel bilanciamento ottimale da identificare entro una pluralità di istanze sociali, entro una pluralità di compiti che gravano sull'amministrazione e nel confronto con le parti private. L'esigenza di realizzare una certa infrastruttura e la necessità di un confronto con le istanze ambientali, territoriali e paesaggistiche. L'esigenza di soddisfare un determinato bisogno e il confronto con le rigidità economiche. L'esigenza di realizzare una determinata infrastruttura e il confronto, a volte conflittuale, con le collettività territoriali, l'esigenza di soddisfare una determinata istanza e la possibilità di strutturare un partenariato, in questo caso un rapporto con il privato positivo, con soggetti dell'economia e della società civile. L'interesse pubblico che emerge nel confronto con altri interessi pubblici, da che possiamo identificare un interesse pubblico primario e degli interessi pubblici cosiddetti secondari, ma non necessariamente recessivi,
anzi gli interessi ambientali, paesaggistici legati alla salute, caratterizzati da una durezza, da una incomprimibilità, che la recente riforma della conferenza dei servizi, per fare solo un esempio, ha pienamente confermato, e l'interesse pubblico non quale prerogativa esclusiva, non quale dominio riservato all'amministrazione, ma quale risultato di un confronto, di una iterazione con gli interessi privati sul versante della sussidiarietà, sul versante dell'ascolto, sul versante del confronto. La programmazione ha la funzione di consentire, in una fase anticipata, nella quale tutte le opzioni sono ancora disponibili, il confronto tra una ipotesi di soddisfacimento di un particolare bisogno e i diversi interessi che si possono configurare come necessitanti di una messa in confronto con quella ipotesi, con quella intenzionalità. E ancor prima la programmazione come luogo e momento dell'ascolto. Come luogo e momento dell'ascolto, e questo ci porterà a domandarci, credo, più volte nel corso della mattinata, se i programmi triennali, se i programmi biennali sono il risultato di una prima traduzione di intuizioni politico-amministrative o se sono il corollario applicativo, se sono la messa a sistema entro un documento di un lavoro di obiettivazione degli stimoli, delle sollecitazioni che vengono dal corpo sociale, politico-economico, che vengono dal territorio. Beh, ricordo che l'articolo 128 del 163 in verità ci diceva che il programma triennale dei lavori pubblici era il risultato di studi preliminari, era il risultato di un lavoro di analisi, di oggettivazione, di razionalizzazione che si assumeva come amministrativo, proceduralizzato. Ciò che stava prima del programma triennale trovava una menzione normativa e trovava una indicazione nel senso della giuridificabilità, della traiettoria preparatoria. Pensate a come la legge sul governo del territorio, la legge 12 del 2005, non ci dica quali sono i contenuti del piano. Il decreto ministeriale del 68 ci dice, parlando di standard, parlando di parametri, quali sono i contenuti del piano. La legge lombarda sul governo del territorio ci dice come fare il piano, qual è il percorso di preparazione in una prospettiva di procedimentalizzazione di ciò che nelle stagioni in cui redigevamo i piani regolatori rimaneva in ombra. Il piano regolatore d'un tempo veniva alla luce nel momento dell'adozione in consiglio comunale. Oggi, nel nuovo schema che ci siamo abituati ad utilizzare, l'esordio del procedimento è rappresentato da un avviso ai cittadini che si apre una fase dialettica, un invito a presentare osservazioni e contributi, seguiranno poi incontri pubblici, presentazioni, raccolta dei pareri delle parti sociali ed economiche, in un flusso, in una traiettoria che è pienamente giuridica, in cui si passa dalle prospettazioni unilaterali, dalle rappresentazioni dei bisogni, dalle segnalazioni di istanze, desiderata, obiettivi individuali, ad un confronto con la conoscenza oggettiva, con lo statuto del territorio, così come viene ad essere riconosciuto per oggettivazioni progressive,
e se posso figurativamente immaginare, si chiudono gli orizzonti delle aspettative dei singoli in una direzione in cui si perviene alla soluzione obiettiva, alla soluzione desiderabile, alla soluzione di pianificazione che tiene conto di tutti i diversi interessi, come abbiamo detto. Ma la fase di preparazione del piano di governo del territorio per noi oggi può essere assunta a tertium comparationis, a elemento di comparazione. È una fase preparatoria pienamente giuridificata. Potremo dire a fine mattinata altrettanto della fase di preparazione del programma delle opere pubbliche? Beh, non ho difficoltà ad anticipare una mia impressione, forse una mia conclusione. Da questo punto di vista, l'articolo 21 del codice costituisce, esprime una soluzione recessiva, difettiva rispetto al vecchio articolo 128. E questo significa che la valutazione complessiva di tutti gli interessi rischia di essere più opaca, rischia di essere il risultato di una trasposizione di intuitività, di desiderata politici, più che il risultato e la trasposizione di una oggettivazione razionalizzante. La programmazione per come definita nel codice dei contratti pubblici, la programmazione per come è venuta definendosi nell'ultimo decennio, penso a quanto il 165 ci dice rispetto alla programmazione dei fabbisogni e delle capacità assunzionali, ha assunto valenze pienamente precettive. Nulla si realizza al di fuori delle previsioni del programma triennale, non vi è possibilità di acquisto, non vi è possibilità provvista di beni e servizi al di fuori di ridotti casi derogatori, al di fuori della disciplina programmatoria. Questo significa, come ci dice l'articolo 32 del codice, che le previsioni pianificatorie costituiscono un autolimite. L'amministrazione si dà la cornice esterna, al di fuori della quale non potrà muoversi, al di fuori della quale vi è uno spazio non giuridificato, non coperto dalla decisione preliminare che dà l'indirizzo rispetto all'azione amministrativa puntuale. E in questo senso l'autolimite è pienamente vincolante e precettivo, a differenza di altri strumenti come le direttive, che consentono al destinatario di mantenere libertà di azione sul piano della identificazione dei tempi, dei mezzi e della definizione puntuale dell'azione attuativa della direttiva amministrativa. L'articolo 32 ci mette viceversa di fronte ad un modello di programmazione giuridicamente precettiva, strettamente precettiva, tant'è che il giudice amministrativo ha in più occasioni rilevato l'illegittimità di azioni contrattuali e di iniziative realizzative che si erano collocate al di fuori dell'alveo, al di fuori del perimetro delle previsioni programmatorie. Un contratto pubblico stipulato in carenza di una previa indicazione nel programma triennale, nel programma biennale, sarebbe per definizione illegittimo, e questa è stata la risoluzione costante del Consiglio di Stato.
In che termini quindi si esprime la precettività della programmazione? Ma possiamo dedurre dall'impianto codicistico che l'an e il quando fare una determinata opera, quando realizzare un determinato intervento, trovano definizione nei documenti di programmazione. Questo significa che un ampio segmento, un'ampia parte della decisione realizzativa trova disciplina nella programmazione. A valle della programmazione resteranno tuttavia da assumere importanti decisioni. Il metodo di scelta del contraente, innanzitutto. Il programma triennale dei lavori pubblici non ci dà indicazioni rispetto a questa importante determinante dell'azione amministrativa. Tuttavia, il programma triennale ci dà l'indicazione circa la strategicità, essenzialità, decisività della realizzazione di quel particolare intervento, e dovrebbe darci con stringenza che lo schema di programma triennale si sforza di indicare anche rispetto ai tempi. Ci ricordiamo che dalla legge Merloni sino al 163 l'accento cadeva non solo sulla programmazione intesa come elencazione di obiettivi, ma anche sulla esigenza che a quella elencazione corrispondesse una indicazione di priorità, non solo nella prospettiva dell'inserimento nell'elenco annuale, ma in termini più generali di programmazione, anche temporale, della politica infrastrutturativa dell'ente. Ricordiamoci quindi che rispetto alla tripartizione tradizionale, discrezionalità nell'an, discrezionalità nel quando, discrezionalità nel quomodo, an e quando sono profili che trovano una disciplina vincolante, come dicevamo, stringente, precettiva, nei due documenti di programmazione. A valle resta ancora da decidere molto, ma in necessaria coerenza, in stringente rapporto di coerenza con quel segmento del flusso decisionale che ha già trovato la propria disciplina conclusiva, non modificabile in sede applicativa, attuativa, in sede di programmazione. Questo ci induce a riflettere in una prospettiva che rimane giuridica, ma che si apre al confronto con la scienza dell'amministrazione, con le scienze dell'organizzazione. Questo ci induce a riflettere sulla spinta e sull'abbrivio che ci viene anche dal parere del Consiglio di Stato che citavo testé, che usa questo lessico, che usa queste categorie. Il programma triennale, il programma biennale devono consentire la determinazione degli obiettivi, prima fase. E torno a porre la domanda: è un tema per la politica o è già un compito dell'amministrazione? È decisionalità politica o è già funzione amministrativa? Dovrebbero consentire una valutazione delle alternative nella fase decisionale. E questa è un'indicazione metodologica importantissima. Se siamo in presenza di strumenti di razionalizzazione della decisionalità amministrativa, è innegabile nel nostro ordinamento un primato del metodo di assunzione delle decisioni che passa per il confronto tra più scenari.
confronto tra più scenari che deve portare ad una discretizzazione, ad una collocazione in ordine gerarchico, onde far emergere su un piano di piena oggettività e di piena ripetibilità a posteriori, di piena verificabilità a posteriori, qual è lo scenario in grado di soddisfare in massima misura l'interesse pubblico con la minor compressione degli interessi privati, con il massimo di effettività in prospettiva realizzativa. La tecnica del confronto tra più scenari. Vedete, quest'oggi noi potremmo limitarci ad occuparci dell'articolo 21, potremmo fare qualche incursione nell'articolo 22 che ci parla del dibattito pubblico, ma è singolare come si debba guardare anche agli articoli sulla progettazione, che pur parlandoci dei livelli di progettazione ci consegnano dei principi più generali. Allora, una delle modalità di strutturazione del vecchio progetto preliminare, del primo episodio di progettazione, passa per la identificazione di un documento non ancora progettuale, in un documento che risponde ad un'esigenza di semplificazione, di diverse alternative. Ma questo è un principio che si riferisce e si circoscrive nella propria efficacia giuridica alla sola progettazione di primo livello, o questo non è forse un principio più generale? Non deduciamo forse dalla direttiva comunitaria in materia di VAS, valutazione ambientale strategica, il principio generalissimo secondo cui le decisioni amministrative passano A, per la raccolta delle informazioni, per la strutturazione di un apparato conoscitivo, e per la strutturazione B, di una pluralità di scenari che vengono messi a confronto tra loro. Nella programmazione degli interventi infrastrutturativi, nella programmazione degli acquisti, questo è il metodo che il Consiglio di Stato ci ricorda deve essere necessariamente seguito. La fase decisionale si riduce essenzialmente al confronto tra più scenari e alla identificazione dello scenario preferibile. Il programma triennale che cos'è? La trasposizione di questo scenario desiderabile sul piano della capacità di soddisfacimento dei bisogni pubblici, fattibile sul piano del confronto con le risorse e con i mezzi disponibili. Ma tutto ciò non in una prospettiva in cui unilateralmente l'amministrazione ha già deciso, in cui l'amministrazione ha deciso a priori che quello è il proprio programma, che quello è un intervento strategico. Farei attenzione a non confondere le linee di governo che vengono presentate dal sindaco ad inizio legislatura, che sono molto vicine al programma elettorale che viene per pruderie depositato in campagna elettorale, e un programma triennale delle opere pubbliche. Sono strumenti con una durezza, sono strumenti con un tasso di procedimentalizzazione e con un'aspirazione alla oggettività e quindi alla precettività completamente diverso. Insisto quindi sul metodo della valutazione e della discretizzazione di più alternative, nella prospettiva di giungere alla identificazione coerente delle azioni sul piano dei tempi, delle priorità, delle ricerche di mezzi di finanziamento, ma in una prospettiva in cui questo ultimo, identificazione delle azioni, scansione dei tempi, attivazione delle iniziative, che sembrerebbe il vero contenuto precettivo, è in realtà un corollario
del lavoro di oggettivazione, di identificazione dei bisogni, di identificazione delle priorità alla luce delle concrete possibilità di finanziamento, delle concrete possibilità di innesco della vicenda attuativa. Noi tendiamo ancora troppo spesso a pensare che il diritto amministrativo sia il diritto della decisionalità amministrativa. Il momento della decisione è in realtà il corollario del momento della conoscenza razionalizzata e oggettivata. Da questo punto di vista, ancora una volta, la legge sul governo del territorio ha molto da dirci sul piano dello scorrimento da una logica che era prettamente politico-discrezionale ad una logica che invece fa emergere lo statuto obiettivo del territorio e prepone il piano a fotografare in termini pianificatori o conformativi dei suoli quello statuto oggettivo. La legge sul governo del territorio ci dice che se un suolo ha valenza di matrice agronaturale, perché genera servizi e prestazioni ecosistemici, il piano non potrà che prendere atto di quella qualificazione statutaria che sta nel reale, che sta nelle cose, di quello statuto fisico, morfologico e funzionale che al piano compete unicamente di fotografare, prendere atto e portare all'interno della trama pianificatoria. Allo stesso modo, se un bisogno si impone, se un quartiere sconta una condizione di marginalità che condanna i propri abitanti in una condizione di disuguaglianza socio-economica, gli schlechte adresse, gli indirizzi cattivi che ti marcano, se vieni da Quarto Giaro, se vieni dallo Zen, se vieni dal Corviale, ma purtroppo anche a Como a Varese ci sono dei cattivi indirizzi che ti marcano. Se in una politica per la città, nel piano di governo del territorio, abbiamo preso doverosamente atto di questa esigenza, io credo che nel programma triennale delle opere pubbliche non si possa esprimere una decisione politico-discrezionale, quindi sostanzialmente libera, che vada in una direzione completamente opposta. Se abbiamo affermato che quel comune ha una vocazione turistica, non potremo andare in una direzione completamente opposta. Ma come si saldano i nessi tra le diverse politiche dietro le quali vi sono queste diverse oggettivazioni? Si saldano facendo dei programmi territoriali, facendo dei programmi di intervento sul territorio, programma triennale delle opere pubbliche essenzialmente, dei momenti e degli strumenti di riepilogo delle diverse politiche. Infrastrutturare il territorio significa dare una risposta sul piano dell'erogazione dei servizi pubblici, una scuola, un ospedale, una palestra. Infrastrutturare il territorio significa incidere sul sistema viabilistico, un parcheggio, una tangenziale. Infrastrutturare il territorio significa incidere sul modo d'essere di segmenti della città, una periferia che viene riconnessa con il corpo pulsante di quell'entità territoriale. Sono politiche infrastrutturative o sono il corollario applicativo di più politiche, di livelli diversi della decisionalità amministrativa? Ma c'è una razionalità che porta ad un allineamento di queste politiche? Oppure dietro ciascuna di queste politiche c'è una decisione amministrativa che può muoversi su un piano di assoluta libertà? Ma rifiuto questa idea di
disallineamento tra le diverse politiche e rifiuto l'idea di chi guarda alla stregua di una monade la programmazione ex articolo 21, quasi che il fatto nuovo fosse che oggi un articolo si occupa della programmazione dei lavori pubblici e della programmazione degli acquisti di beni e di servizi. Non è questo il fatto veramente significativo. Il fatto veramente significativo è che il codice ci dà un'indicazione nel senso di allineare le politiche di spesa, le politiche di investimento dell'amministrazione con le politiche più generali. E il risultato è la riduzione sostanziale del tasso di discrezionalità, perché quando usciamo dalla mera programmazione dei lavori pubblici, lì incontriamo politiche che hanno già alla base razionalizzazioni, conoscenza dei territori, conoscenza dello spaccato socio-economico, conoscenza dei modi d'essere e di funzionare di un territorio e della comunità che lì è insediata. Quindi l'accento, dal mio punto di vista, non cade sulla programmazione come premessa per l'azione infrastrutturativa, ma piuttosto sulla programmazione come corollario di una lettura dei territori, di una lettura dei processi socio-economici, insediativi, comunitari, una lettura pienamente amministrativa in funzione razionalizzante. L'accento, ancora una volta, non cade sul momento di esercizio del potere, ma sul procedimento che precede l'esercizio del potere. Dal mio punto di vista, l'esercizio del potere, se vogliamo usare l'esempio di una sentenza, assomiglia molto al dispositivo. Per questi motivi il giudice ha così deciso. Ma mi importa in una sentenza poter leggere le motivazioni in forza delle quali il giudice è pervenuto a quella decisione. Mi importa conoscere le motivazioni in forza delle quali l'amministrazione è giunta a così disegnare la propria politica infrastrutturativa. Manca, ma Francesco ci dirà molto su questo, con riferimento ai programmi triennale e biennale, anche in relazione alla valutazione della performance, manca nel codice una indicazione nel senso della circolarità della funzione programmatoria, che si apre, che ha il suo esordio nell'analisi dei bisogni, che perviene ad una razionalizzazione, che innesca delle azioni, ma che deve altresì chiudersi con un momento di verifica, di controllo dei risultati che il programma ha saputo e potuto garantire all'amministrazione, onde consentire all'amministrazione di raccogliere i feedbacks, di raccogliere le indicazioni e di promuovere delle retroazioni correttive, ossia l'amministrazione deve valutare in continuo qual è la performance della propria politica infrastrutturativa, della propria politica di approvvigionamento di beni e servizi, onde tempestivamente poter correggere eventuali limiti, eventuali errori, eventuali incongruità. Dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, la circostanza che ogni anno si rediga un elenco annuale non coincide con l'idea di controllo circolare, di adeguamento continuo, costante del programma triennale. La mia impressione è che l'elenco annuale venga redatto ad ogni scadenza comandata per dare corpo alla politica di quel momento, non in una prospettiva di apprendimento
da ciò che non ha funzionato e di correzione del programma triennale che si è immaginato, del programma di medio periodo. Molto spesso registro che vi sono programmi triennali in cui viene inserita un'opera affinché possa immediatamente scorrere nell'elenco annuale e altre opere ristagnano invece per molte annualità nel programma triennale per poi uscirne pietosamente perché se n'è finalmente sancita l'irrealizzabilità. Beh, una politica che si definisca tale dovrebbe avere un proprio ciclo e i controlli, le retroazioni e gli adattamenti, la fase della verifica, dovrebbero essere imprescindibili. Questi sono banali insegnamenti che ritraiamo dalle teorie della razionalità. Dalle teorie della razionalità, ben inteso, che ci hanno consegnato lo statuto epistemologico dell'ignoranza. Ciò che non sappiamo nel momento in cui assumiamo una decisione amministrativa è molto più importante, è molto più rilevante rispetto a ciò che possiamo sapere per aver appreso dall'analisi della realtà. Ciò che non sappiamo ci porta a muoverci in un terreno ignoto, sconosciuto. L'ordinamento comunitario ci ha dato delle indicazioni importantissime sul versante della disciplina ambientale. Se non siete in grado di monitorare nel lungo periodo gli effetti di una decisione, le alternative sono due. O precauzionalmente dovete astenervi dall'assumere quella decisione, oppure dovete assumere delle decisioni che siano rivedibili, che non siano produttive di effetti irreversibili sulla scorta di una conoscenza incompleta, deficitaria. Beh, allo stesso modo noi pensiamo di poter razionalizzare compiutamente anche nell'ambito delle politiche acquisitive, anche nell'ambito delle politiche infrastrutturative. Mi sembra invece importante considerare i due programmi alla stregua di due documenti che non vengono redatti in una certa fase dell'anno amministrativo, in correlazione, in coincidenza con l'approvazione dei bilanci, del documento unico di programmazione, ma alla stregua di documenti che continuano a vivere, che continuano ad accompagnarci e che dobbiamo costantemente implementare. Ma la mia impressione è che non ci sia un ufficio che si occupa di continuare ad osservare la performance di questi documenti. A valle di questi documenti le strutture amministrative si occupano di dare corpo alle iniziative realizzative. Il RUP si occupa di prelevare dall'elenco annuale una certa opera e di cercare di avviarla, ed è un lavoro meritorio. Ma io credo che soprattutto in comuni più articolati qualcuno che occupa posizioni di rango dirigenziale dovrebbe continuare a verificare se il piano sta garantendo tutti gli effetti attesi e interrogarsi tempestivamente sulle ragioni di limitata attuazione del piano. E ancora una volta, questa è un'indicazione che ci viene per comparazione dalla disciplina urbanistica regionale. Il piano di governo del territorio non è uno strumento che facciamo oggi e che vale 10 anni, è uno strumento che ha in sé caratteristiche di flessibilità, adattatività che ci consentono di registrare cambiamenti, mutamenti d'orizzonte, errori che avevamo lasciato cadere nel piano, onde innescare una continua attività strategico-correttiva, una continua attività di adattamento strategico. Questa è la programmazione di cui parla il Consiglio di Stato. Questa è la programmazione. Diversamente, due elenchi che facciano semplicemente da cornice rigida, morta, ci servono davvero poco.
Abbiamo sempre avuto un foglio con un elenco. Abbiamo già dei documenti di programmazione della spesa, come ricorderemo. Se parliamo di un programma delle opere pubbliche, se parliamo di una lettura strategica delle politiche di acquisizione di beni e di servizi, dobbiamo porci in questa diversa e più ambiziosa prospettiva. Procedimentalizzazione, oggettivazione nella fase di selezione degli obiettivi. Ma in fondo, se guardiamo alla funzione infrastrutturativa, Francesco ci parlerà dei nessi con il piano dei servizi, ma io guardo al piano dei servizi perché lì trovo l'indicazione, articolo 9 della legge 12 del 2005, nel senso che si parte, quando si pensa alla politica infrastrutturativa con un orizzonte di lungo periodo, quello della pianificazione urbanistica, a partire dai bisogni, a partire dagli utenti. Chi sono gli utenti urbani? Sono coloro che faranno uso delle opere pubbliche, delle infrastrutture, della città pubblica. Cosa ci dice la legge 12? Ma innanzitutto ci indica che dobbiamo accorgerci nella maniera più esatta di chi sono le coorti popolazionali di utenti urbani. Noi abbiamo sempre pensato unicamente alla prima popolazione, i residenti iscritti in anagrafe, che sono storicamente coloro che votano, coloro che stanno entro il circolo della democrazia rappresentativa. Abbiamo sempre pensato che le opere pubbliche si dimensionassero per questa coorte di cittadini. Il decreto ministeriale 1444 del 68 parla degli abitanti per immaginare il dimensionamento delle aree da destinare a sedime delle opere pubbliche. La legge 12 ci parla delle popolazioni turnarie, delle popolazioni dei pendolari, di una seconda popolazione. E poi ci parla anche di una terza popolazione, i city users, coloro che vengono attratti da un territorio per ragioni di opportunità che quel territorio esprime. Dal territorio e dal comune del mio paese io chiedo scuole, io chiedo servizi alla persona. Dal comune di Como, dal comune di Milano, dal comune di Varese, cioè dalle città che frequento sistematicamente, ma alla stregua di un soggetto turnario, non di un soggetto residente, chiedo parcheggi, chiedo soluzioni infrastrutturative per la mobilità. Ma il comune di Varese, il comune di Como, il comune di Milano si accorgono della mia presenza utenziale quando disegnano il piano dei servizi e quando, partendo da quanto aggregato nel piano dei servizi, passano a redigere il programma triennale delle opere pubbliche? Beh, questa è una fondamentale questione di democrazia amministrativa. Se l'orizzonte è quello del Consiglio Comunale, ci collochiamo nella prospettiva della democrazia rappresentativa e lì è inevitabile l'enfatizzazione o la fossilizzazione, se preferite, sulla prima popolazione, quella che storicamente da secoli è parte del circuito democratico, che opportunamente è parte del circuito democratico, ma piani e programmi non del futuro ma della contemporaneità devono consentirci di fare ricorso a dispositivi procedurali di ascolto strutturato, di riconoscimento strutturato dei bisogni, che facciano emergere le priorità, le istanze, il peso insediativo, se preferite, generato, espresso anche da queste diverse popolazioni. E ancora, sempre nell'articolo 9
della legge 12 del 2005, leggiamo che si decidono interventi infrastrutturativi nella decisione prima, che è quella pianificatoria, che precede anche quella programmatoria di cui ci occupiamo questa mattina, a partire da un'analisi dei bisogni, da un lato, come abbiamo detto, i bisogni di tutte le popolazioni, degli utilizzatori urbani, e poi da una ricognizione delle piattaforme erogative, delle strutture pubbliche, delle infrastrutture esistenti, una ricognizione dal punto di vista della qualità, accessibilità, economicità, e si pensano nuove soluzioni infrastrutturative a partire dai bisogni delle tre popolazioni situate nel territorio, dove ci sono i pendolari, dove c'è una scuola superiore, dove c'è un ospedale, dove c'è una struttura sovracomunale, dove c'è, ce ne fossero ancora, una fabbrica di matrice fordista, dove ci sono altri utilizzatori urbani, in un centro storico che ha smesso di essere quello che la storia ci ha consegnato ed è diventato un centro commerciale all'aperto, un luogo terziarizzato? Beh, domandandoci dove si collocano le diverse popolazioni, noi valutiamo l'adeguatezza delle infrastrutture esistenti e programmiamo la nuova spesa infrastrutturativa. Questo è l'unico metodo che ci consente una reale razionalizzazione delle decisioni infrastrutturative. Con grande chiarezza ho visto piani dei servizi che seguono il modello del libro dei sogni. Sindaci mi hanno detto: professore, metta dentro tutto, non faccia questi discorsi complicati, mettiamo dentro tutto. E ho visto piani dei servizi in cui ogni piattaforma erogativa aveva un cerchio compassato in termini di isocrona pedonale, in quanto tempo si raggiunge, da chi viene raggiunta, da chi viene usata quell'infrastruttura. Ho visto piani dei servizi in cui il territorio veniva colorato in tinte che andavano dal verde al rosso in ragione dell'adeguatezza e inadeguatezza delle piattaforme infrastrutturative. Ecco, facciamo attenzione a non considerare che il passaggio dal frusto, vecchio, antico schema dello standard quantitativo, il piano si limita a mettere in riserva delle aree sulle quali, secondo una sequenza, vincolo, esproprio, lavoro pubblico, noi realizzeremo le opere, ad un passaggio nella prospettiva, ad un passaggio verso l'approdo dello standard qualitativo, in cui gli interventi sul territorio generano l'infrastrutturazione lì dove serve, l'infrastrutturazione che serve, non una mera messa in riserva di aree che, laddove fossero emerse delle risorse economiche, trovavano poi delle soluzioni infrastrutturative non necessariamente pensate per i bisogni di quel territorio, delle aree messe in riserva per ottemperare ad un parametro, 26,5 per ogni abitante. Addirittura negli anni 70 molto lealmente si diceva che quei parametri venivano amplificati. Campo Svenuti fa il piano di Pavia nel 1971 e prevede 100 metri quadrati per ogni abitante per avversare la rendita urbana, cioè per cercare di catturare parte della ricchezza generata dal piano. Si vincolavano delle aree che era chiarissimo non sarebbero concretamente servite nell'ambito di un disegno infrastrutturativo. Era una logica completamente disancorata rispetto all'analisi dei bisogni da cui dobbiamo partire e da una verifica delle infrastrutture esistenti e quindi ad una modellizzazione delle infrastrutture da realizzare in termini di oggettività. Questo abbiamo da imparare dalla direttiva VAS,
confronto tra scenari. Questo abbiamo da imparare o da ricordare dall'articolo 9 della 12, dalle modellistiche di redazione dei piani dei servizi che ci consegnano un metodo oltre che un piano. E come dicevo, ciò vale al momento della redazione del piano, ma ciò deve valere in ogni giorno della vita giuridica del piano, in vista degli aggiornamenti annuali, degli aggiornamenti ogni qualvolta si ponga la necessità di un aggiornamento. Non sono delle tappe predeterminate in maniera così rigida quelle scandite dall'articolo 21. Se ci si avvede di un limite di funzionamento, di operatività del programma, sarà opportuno porre mano all'intervento correttivo quanto prima. Molto rapidamente, perché non sembri che ci muoviamo partendo da una tabula rasa, in realtà abbiamo dei precedenti di programmazione e pianificazione, soprattutto degli interventi in materia di opere pubbliche. Già nel 1942 si prevedeva che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si pronunciasse su programmi di nuove opere pubbliche ed ogni ministero presentava annualmente al Consiglio Superiore per l'approvazione il proprio programma. Mi sembra importante ricordare che la 142 del 90, la legge che ci ha attribuito potestà statutaria e che ha ridisegnato finalmente in una prospettiva di autonomia che discende dall'articolo 5 della Costituzione la struttura, le funzioni, il modo d'essere e di operare degli enti locali, avesse fatto un forte investimento sulla programmazione. Vorrei ricordare che la 142 viene dal progetto di Pavia, che viene redatto nel 1974 da un gruppo di studiosi coordinati dal professor Umberto Potocnik. Ricordo che nella prima legislatura regionale, 70-75, presidente Piero Bassetti, la regione Lombardia, che si aspettava di ricevere un consistente trasferimento di deleghe dal governo, bisognerà aspettare il decreto 616 del 77, immaginava di poter ritrasferire molte di queste deleghe agli enti locali. E in vista di ciò si attrezza per proporre una nuova legge sugli enti locali, sui comuni e sulle province. Gli enti locali non avevano beneficiato di una cesura costituzionale. Veniva proclamato il principio autonomistico nella sede dei principi generali, nell'articolo 5, ma il testo unico degli enti locali, ma la disciplina concreta di funzionamento dell'ente locale rimontava al 34, rimontava ancora più indietro, ancora una volta sino all'allegato A della legge di unificazione del 1865. Ebbene, la regione Lombardia immagina in questo progetto di legge che gli atti amministrativi siano generalmente accessibili. Vivevamo nella stagione del segreto amministrativo, testo unico degli impiegati civili dello Stato. Prevedeva questo progetto, immaginava suggestivamente questo progetto, che prima di ogni decisione di pianificazione e di programmazione si immaginava una programmazione degli interventi infrastrutturativi sul territorio in parallelo rispetto alla pianificazione urbanistica, si tenessero delle assemblee pubbliche di quartiere. Quanta modernità in questo progetto e quanta modernità entrerà nella legge 142 del 90 se confrontata con la 241 del 90, pensate a come l'articolo 8 della 142 ci dicesse già ben prima del FOIA, scoperta recente per neofiti, ci dicesse già che tutti gli atti detenuti dall'ente locale, in quanto detenuti dall'ente locale, sono pubblici.
e quindi accessibili, non in una prospettiva che è quella della 241 di tutela di posizioni soggettive individuali, ma, diceva il progetto di Pavia, per consentire il controllo diffuso e per garantire ai cittadini l'informazione che è presupposto della partecipazione. E si immaginavano, ripeto, delle assemblee pubbliche che dovevano precedere necessariamente l'adozione degli atti di programmazione. Tra un attimo parleremo del dibattito pubblico. Siamo nel 1974, nella nostra Lombardia. Quindi è importante ricordarci che la 142 ha questo ascendente alto e pone l'accento sulla partecipazione, sull'informazione e sulla programmazione. L'articolo 14 della legge Merloni, come vi dicevo, è lo spartiacque. Voglio ricordare che l'articolo 14 della legge Merloni rappresenta, nel confronto rispetto alle Merloni bis terre quater, nel confronto con il 163, nel confronto con il codice attuale 50 del 2016, ancora oggi la posizione più avanzata, più aperta sul piano della partecipazione e informazione. L'articolo 14 nella versione originaria ci diceva che il programma triennale veniva pubblicato e i cittadini e chiunque poteva presentare delle osservazioni. Il metodo della pianificazione urbanistica, il metodo della partecipazione diverso, alternativo rispetto a quello espresso dalla 241 del 90, in cui, se sono portatore di un interesse personale, individuale, tendenzialmente inciso, leso, compresso dal progetto di provvedimento che si sta aggregando, allora sono legittimato a partecipare. Qui chiunque era ammesso a partecipare, in una prospettiva a cui era sottesa l'idea che quando si programmano infrastrutture ci si pone di fronte a degli interessi diffusi di una collettività. Tutti sono portatori di una posizione, tutti hanno interesse ad una corretta infrastrutturazione, non solo il soggetto a cui dovremo espropriare l'area, non solo il costruttore che ambisce ad una posizione di punta nel mercato immobiliare. Tutti sono portatori di un interesse e lo strumento delle osservazioni in quella prospettiva costituiva il vettore per consentire all'amministrazione di ampliare le proprie conoscenze, non osservazioni antagoniste, non osservazioni per rappresentare una possibile lesività della decisione, ma osservazioni preliminari per aggiungere informazioni, dati, conoscenza rispetto ai dati, alle informazioni e alla conoscenza raccolta in via ufficiosa dall'amministrazione. Questa previsione spaventa, questa previsione viene cancellata. Gli atti parlamentari della redazione, in fase di redazione della Merloni Ter, sono assolutamente chiari. Si sceglie di riservare quel modello di partecipazione alla pianificazione urbanistica e si torna a considerare la programmazione dei lavori pubblici alla stregua di un'interna corporis, di un'attività interna all'amministrazione che non ha necessità di confrontarsi preliminarmente con i cittadini. Certo che l'articolo 21 prevede ancora la pubblicazione del programma triennale e oggi anche del programma biennale con gli strumenti informatici dell'oggi, ma è una pubblicità successiva, dopo che è già stata assunta la decisione, in una prospettiva informativa, diffusiva della decisione che l'amministrazione ha già assunto.
Nel 1994 la pubblicità era preliminare, il progetto di programma dei lavori pubblici veniva pubblicato, su questo si raccoglievano le osservazioni e quindi si giungeva alla definizione del documento programmatico. Nella Merloni Ter si introducono gli studi di fattibilità, oltre che l'elenco annuale, quindi si cerca di razionalizzare, come dicevo in esordio, la fase di identificazione delle alternative, la fase di selezione dei bisogni meritevoli di soddisfacimento, la fase di valutazione delle compatibilità. Questi erano gli studi di fattibilità che precedevano anche nel successivo articolo 128 del 163 la redazione del programma triennale. La Corte Costituzionale aveva rilevato che nel 95 non si prospettava nessuna incostituzionalità del sistema di programmazione dei lavori pubblici per lesione degli spazi riservati alle regioni, sull'assunto che ciascuna regione poteva eventualmente identificare delle forme di pubblicità più ampie. Si giunge all'articolo 128, come vi dicevo, e solo molto più tardi, con il regolamento del 2010 prima e poi con la legge di bilancio del 2015, si prende atto dell'esigenza che anche sul versante degli acquisti, sul versante della provvista di beni e della provvista di servizi, è importante disporre di un dispositivo programmatorio. ANAC, anzi all'epoca l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, presieduta dal consigliere di Stato Santoro, aveva ricordato che sul versante della spesa erano troppo frequenti i ricorsi a proroghe, erano troppo frequenti le cattive gestioni del denaro pubblico, era estremamente inefficiente una politica puntiforme. Il singolo acquisto, la singola vicenda di affidamento di un servizio, era necessario anche su quel versante immaginare una cornice, una programmazione, prima facoltativa a regolamento e poi obbligatoria per gli acquisti oltre una certa soglia dal 2015, con previsione che verrà sussunta nell'attuale articolo 21. L'attuale articolo 21 ci dà un orizzonte assiologico, l'orizzonte dei valori. Quali sono i valori da perseguire? Ma se ci limitassimo alla lettura della norma avremmo l'illusione ottica, profondamente travisatoria, che il valore immediato da perseguire sia il completamento delle opere incompiute. L'accento cade su quello. Il legislatore riserva nell'articolo 21 uno spazio importante al tema delle opere incompiute. Ma in realtà sullo sfondo percepiamo chiaramente, Francesco ce lo spiegherà in maniera distinta, come vi siano delle esigenze di qualificazione della spesa, di raccordo bisogni interventi, di responsabilizzazione dei dirigenti. Un quadro programmatico per un verso limita gli spazi di movimento della dirigenza, ma per altro verso dà certezze, un quadro di stabilità, un quadro cornice certo all'azione del dirigente, la cui attività risulterà quindi anche maggiormente misurabile e verificabile. Correlazione tra l'azione infrastrutturativa ed altre politiche, strategie di approvvigionamento. Io inviterei anche sul versante del programma biennale per gli acquisti di beni e di servizi a ragionare in una prospettiva strategica approcciandoci al piano. Non si tratta della somma degli acquisti che faremo, non si tratta dell'elenco degli acquisti che abbiamo in animo, in mente, in programma di fare. Si tratta di un documento che ci impone, che ci costringe di darci una strategia rispetto alle politiche di approvvigionamento.
Attenzione, una strategia che non ci è imposta dal livello comunitario. Il livello comunitario si preoccupa di indurci, di costringerci a mettere sul mercato, a rendere contendibile ogni spendita di denaro pubblico da noi promossa, nella prospettiva pro-concorrenziale di cui dicevamo. Ma darsi una strategia di approvvigionamento. Pensavo in questi giorni a come il testo unico del terzo settore rilanci la prospettiva di affidamenti diretti ai soggetti del terzo settore alla condizione che sia immediatamente percepibile un vantaggio nel confronto con un'alternativa che in ipotesi sarebbe quella dell'affidamento tramite gara. E ripensavo al tema dell'in-house. Vedete, come a valle del programma triennale resta da assumere la decisione sul metodo di scelta del contraente, sarebbe estremamente mortificante se a valle del programma biennale restassero da assumere queste decisioni di natura strategica: internalizzare o esternalizzare, favorire il terzo settore o implementare le dinamiche di un mercato. Darsi una strategia per l'acquisto di beni e la provvista di servizi significa, a mio avviso, innanzitutto questo. Diversamente dovremmo rassegnarci all'idea che il legislatore abbia semplicemente voluto darci una cornice rigida, costrittiva, darci e darsi uno strumento per la verifica dell'efficienza della nostra spesa sul piano meramente contabilistico. Non vale solo per la programmazione dei lavori pubblici l'idea che si debba partire dai bisogni. Quali sono i bisogni che si avvertono in quella collettività? Sono i bisogni di una certa coorte utenziale che non fa più figli, non solo perché mancano gli asili nido, ma perché manca anche un servizio che sul versante della legge 228 del 2000 dia una risposta. La marginalità in quel determinato quartiere potrà essere avversata solo creando delle connessioni, realizzando delle piattaforme utenziali, o sarà necessaria una politica pro-coesiva che chiama in causa ancora una volta i servizi sociali? Beh, dove daremo delle risposte al bisogno di una politica dei servizi meno estemporanea, meno all'inseguimento del singolo bisogno, ma nel momento in cui assegniamo il PEG al dirigente dei servizi sociali o anche nel momento in cui programmiamo la spesa per servizi, avendo, ripeto, ancora una volta la possibilità di privilegiare terzo settore, mercato, internalizzazione, esternalizzazione. Di tutta evidenza ci sono due modi diversi di redigere questi programmi. C'è un modo diligente, ordinato, ossequioso della previsione normativa e c'è un modo strategico in cui questi documenti assumono davvero valore sul piano dell'orientamento, dell'indirizzo, non del vincolo o non solo del vincolo rispetto all'azione amministrativa successiva. Appalti verdi, dimenticavo, quando decideremo se privilegiare più o meno green procurement a valle del documento di programmazione o già nel documento di programmazione? Io certamente privilegerei questa seconda opzione. Beh, gli strumenti, è inutile leggere insieme le definizioni: il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale dei lavori pubblici,
L'elenco annuale delle acquisizioni. Ricordiamoci che la conferenza unificata ha insistito perché il quadro esigenziale trovasse una definizione fin nell'articolo 3. Ricordiamoci, ma davvero sono banalità didascaliche sulle quali non vorrei insistere, che nel programma triennale devono essere necessariamente inserite. E quindi è indefettibile, è irrinunciabile, è imprescindibile una ricognizione. Quando dico che un'attività amministrativa è indefettibile e irrinunciabile, ciò significa non solo che va posta in essere, ma che deve trovare anche una rappresentazione nella motivazione dell'atto amministrativo, nel racconto del procedimento che si è svolto a monte. Una ricognizione delle opere pubbliche incompiute. Beh, ma non basta fotografare l'incompiutezza di un certo novero di opere. Bisogna a quel punto indagare le ragioni che hanno portato a quel fallimento dell'azione infrastrutturativa e bisogna darsi ancora una volta una strategia che si orienti al completamento o, ci dice il codice, che si orienti alla individuazione di soluzioni alternative di riutilizzo, anche in piccolo. Anche casa mia era nata per essere molto grande, ma ad un certo punto sono finiti i soldi, abbiamo dovuto ridimensionarci con molta umiltà. Una scelta di cessione in vista della realizzazione di un'altra opera pubblica, vendita, addirittura demolizione, scelte tragiche che naturalmente a quel punto responsabilizzerebbero anche chi le ha a suo tempo assunte. Naturalmente per lavori di importo stimato superiore a 100.000 euro, naturalmente con indicazione da subito dei lavori da attuare nella prima annualità, in quel caso con indicazione dei mezzi già stanziati, per i lavori di importo superiore a 1.000.000 ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale. È necessario approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il vecchio progetto preliminare naturalmente, approvazione preventiva, ove necessaria, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, che come vi dicevo è il documento che sortisce da uno spacchettamento possibile del progetto preliminare in due diversi sublivelli. Questa è una misura di semplificazione. Per inserire un'opera da 101.000 euro non ho necessità di disporre di un progetto. Mi è sufficiente il documento di fattibilità delle alternative progettuali. E secondo una tradizione che viene dalla legge Merloni, indicazione dei lavori complessi per un verso, ma questa è davvero un'espressione che ha un significato molto ambiguo, molto poco definito, e lavori suscettibili di realizzazione attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato. Solo una parola, non ripetiamo il lessico che a suo tempo abbiamo opportunamente appreso, opere calde. Oggi sono suscettibili di concessione anche opere fredde. Lo schema della concessione non passa necessariamente per una struttura trilaterale, amministrazione, concessionario, pubblico di utenti paganti, il modello con cui si sono realizzate le autostrade naturalmente. Oggi sono a pieno titolo concessioni, secondo il codice, anche quelle che hanno ad oggetto un carcere, ma certo se in ipotesi il Ministero fosse interessato a finanziare interventi infrastrutturativi su quel versante, ci dovremmo domandare semplicemente se in capo al concessionario resterebbe il rischio operativo. Sul lato della domanda, sul lato dell'offerta, non abbiamo tempo di approfondire, ma ricordiamoci che non si parla solo delle opere calde, ma anche delle opere fredde nel capitolo del triennale che ha ad oggetto opere finanziabili dall'esterno, da privati.
programma di acquisizione di beni e servizi, acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Ricordate tutti che 40.000 euro è anche la soglia per gli affidamenti essenzialmente diretti, e che al di sopra dei 40.000 euro vengono in rilievo misure più severe previste dall'articolo 36 del codice. Bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati? Beh, penso ancora una volta al terzo settore. Comunicazione entro il mese di ottobre, ma Francesco poi ci spiegherai come queste scansioni temporali si rendano particolarmente problematiche, dell'elenco delle acquisizioni di forniture di importo superiore a 1 milione di euro. Per le acquisizioni di prodotti informatici sappiamo che esistono delle corsie particolari. Mi avvio alla conclusione consegnando a Francesco e a voi qualche problema. La programmazione, l'attività del programmare, limita realmente la discrezionalità politica delle scelte? Per quanto vi ho detto, e spero di essere creduto, sicuramente sì. Sicuramente, ancorché, a differenza del vecchio articolo 128, l'attuale articolo 21 non ci dica niente del percorso procedurale che precede la redazione del programma triennale e del programma biennale, io ritengo che un procedimento amministrativo debba avere spazio, ritengo che la dirigenza debba avere un ruolo e ritengo che la politica e la dirigenza ineludibilmente debbano applicare delle strategie di acquisizione della necessaria conoscenza sul piano dell'analisi del bisogno, dei bisogni, sul piano della modellizzazione dei diversi scenari di fattibilità tecnico-economica, e arrivo quindi a concludere che il piano, il programma, è il corollario fortemente, ampiamente, vorrei dire totalmente vincolato da quanto è emerso in sede di confronti tra scenari. Fatemela dire così: se abbiamo riconosciuto nel piano di governo del territorio che un bosco è un bosco e produce servizi ecosistemici, e abbiamo definito questa qualificazione statutaria in sede di VAS, non potremo in sede di documento di piano prevedere lì una lottizzazione di vecchio stampo estensiva che impermeabilizzerebbe il suolo. La VAS è quindi solo un documento conoscitivo, è un documento che in realtà ci consegna una conoscenza che vincola la decisione. Una conoscenza che occupa un primo ampio tratto della sequenza decisionale. Una conoscenza che è il vero centro di gravitazione della successiva decisione. La decisione, prosaicamente, suonerà alla stregua di un riepilogo. Detto questo, a me pare che sia centrale, sia cruciale, sia decisivo ciò che si fa prima del momento di approvazione dello strumento. Ciò che naturalmente il singolo consigliere comunale, ciò che anche la politica insieme alla dirigenza fa, ma non una decisione amministrativa libera in causa che può prescindere dal confronto con l'analisi dei bisogni e con le rigidità finanziarie e i vincoli e le strettoie della fattibilità tecnico-amministrativa. Purtroppo questa è una mia lettura, credo suffragata da un inserimento di questi sistemi in un modello più generale del diritto amministrativo in cambiamento. Ma certamente il codice rappresenta ad oggi un'occasione persa per dirci una parola chiara su questo versante. Il risultato è che con grande chiarezza
Nei comuni piccoli, ma temo anche nei comuni più grandi, il piano di governo del territorio continua a farlo l'assessore all'urbanistica, mestiere che ho fatto per decenni e che non rinnego affatto, anzi, onore a chi si impegna con grande abnegazione e a volte con grandissima competenza. E il piano dei lavori pubblici lo fa l'ufficio dei lavori pubblici insieme all'assessore ai lavori pubblici. Chi detta e chi trascrive dipende dalle diverse situazioni. Non c'è da parte mia una spinta antipolitica, tutt'altro. Rimarco tuttavia che il diritto amministrativo ha conquistato territori in una prospettiva di razionalizzazione. E se il legislatore ci ha parlato di un programma, cioè di uno strumento amministrativo, ha inteso parlarci di questo. Naturalmente è forte la sottolineatura, non vi sembri una contraddizione intrinseca, con il ruolo riservato agli organi elettivi. È il Consiglio Comunale che si occupa di approvare questi documenti, in una prospettiva in cui io non pongo l'accento sulla politicità, ma piuttosto sulla rappresentatività del Consiglio Comunale, sulla possibilità che all'interno di quell'organo emergano interpretazioni del reale, letture, proposte differenziate e plurali. D'altro canto, lo stesso Consiglio Comunale, e qui bisognerebbe recuperare un nesso per cercare di portare all'amministrazione anche documenti politico-programmatici, partecipa all'adeguamento, alla definizione prima e alla verifica periodica poi delle linee programmatiche del sindaco. E allora io chiedo, possono essere ancora verificabili nel corso di una legislatura delle linee programmatiche che siano disgiunte, sideralmente lontane rispetto ai documenti della programmazione territoriale, assunzionale, infrastrutturativa, degli approvvigionamenti? Io credo che sullo sfondo ci sia un'esigenza di allineamento entro il modello circolare in cui i programmi sono verificabili ed eventualmente correggibili. Manca completamente, non mi ripeto, una attenzione reale nel codice al tema della partecipazione. Sono molto chiaro, l'enfasi che viene riservata al dibattito pubblico è assolutamente giustificata, e ne parliamo tra un istante, ma non è accettabile l'operazione di scambio, di permuta perversa tra un minus di democrazia su tutte le opere e un massimo di democrazia partecipativa, il dibattito pubblico, su una quota molto circoscritta di grandi opere. Quando parliamo di democrazia amministrativa stiamo parlando di procedimenti aperti nelle sequenze decisionali di redazione del programma triennale, di redazione del programma biennale che, come abbiamo visto, non è affatto neutrale rispetto al soddisfacimento dei bisogni delle diverse coorti popolazionali. Ecco, da questo punto di vista abbiamo fatto un salto all'indietro. Il correttivo non si è posto il problema e devo dire che anche il Consiglio di Stato nei suoi pareri ha spostato il fuoco sul dibattito pubblico, quasi che quella misura, ripeto, riservata ad uno strato importante ma marginale di opere pubbliche, ci consente in termini di democraticità. E vorrei sottolineare che ancora una volta si deve avere la dimensione del problema, ma esiste una domanda di partecipazione? Ma certamente sì, se esiste quando ci occupiamo del piano urbanistico e del piano dei servizi, ma certamente sì, è una domanda che non emerge perché non ci sono degli spazi di ascolto.
E vedete, ancora una volta, tocca al diritto amministrativo riempire questi spazi. Non sono gli spazi della democrazia rappresentativa, che sono garantiti dal ruolo del Consiglio Comunale. Sono gli spazi del procedimento, di un procedimento aperto che deve consentire la forma della democrazia partecipativa. Con la democrazia rappresentativa noi scegliamo ogni 5 anni chi deciderà per nostra delega. Con la democrazia amministrativa noi ci riappropriamo di un ruolo di coinvolgimento nella decisione, di portatori di interessi, di portatori di conoscenza, ogni qualvolta debba essere assunta una decisione di particolare incidenza per il territorio, per la vita della collettività insediata. La democrazia partecipativa integra la democrazia rappresentativa. La democrazia rappresentativa nella società liquida contemporanea non è più sufficiente. La risposta non è solo il FOIA, la risposta è l'apertura dei procedimenti con momenti di ascolto strutturato e con finestre entro le quali i cittadini non possono solo guardare all'interno dell'amministrazione, ma attraverso le quali possono dare indicazioni, esprimere sensibilità, rappresentare bisogni. Questo è il moderno diritto amministrativo, che assomiglia molto a quella visione del 1974. Beh, una procedura di valutazione dell'impatto ambientale, una procedura di VAS ben fatta, esprimono già oggi questo modello. Non c'è quindi ragione di immaginare un modello rinunciatario, deteriore, più spento sul piano della democraticità con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti. Il dibattito pubblico. Certamente questo è un modello ambiziosissimo, è un modello che ha 2 referenti. Sentiamo citare semplicemente il débat public francese, la legge Bernier del 1995. Beh, vorrei ricordare che nella regione toscana dal 1999 si fa il dibattito pubblico sugli interventi infrastrutturativi più importanti. Secondo voi sarebbero mai riusciti a chiudere e demolire dei piccoli ospedali implementando nell'arco di 2 anni dei grandi ospedali e creando una efficiente rete di intervento urgente sul territorio senza il dibattito pubblico? Secondo voi perché in Val Susa ha dovuto intervenire l'esercito? La sindrome NIMBY, il conflitto che si innesca rispetto alla realizzazione di noxious facilities, opere pubbliche che producono delle esternalità negative o che possono essere percepite come negative da una comunità, la comunità a cui tolgono l'ospedale scambiandolo con un'offerta di servizio più efficiente, ma non immediatamente percepibile come tale. Questi conflitti tipicamente italiani sono il risultato della mancanza di momenti di ascolto strutturato. Ritrae il decisore una maggior legittimazione dopo l'ascolto. Come dirla più semplicemente? Se si è ascoltato in maniera ordinata, poi si è più forti nel momento in cui si decide, ritraendo i corollari di quanto si è ascoltato. In questo bellissimo libro recente sono state raccolte una serie di storie, i nodi della pubblica amministrazione. Luisa Torchia è una delle prime allieve di Sabino Cassese. Si racconta perché a Genova sono morte delle persone nell'alluvione, nell'esondazione del Bisagno, ancorché da 12 anni ci fossero le risorse per intervenire sul Bisagno, del perché non si è fatto il rigassificatore, del perché non si è realizzata la centrale, il campo fotovoltaico, tutta una serie di incompiute.
quelle che dobbiamo censire, quelle che il Ministero poi, ricevendo da noi le indicazioni, censisce, senza avere tuttavia la capacità di indagare le storie che stanno dietro quei fallimenti infrastrutturativi. Ebbene, molti di questi fallimenti sono il risultato di una insussistente preparazione in vista della costruzione del consenso del percorso amministrativo. Il risultato sono ricorsi, reazioni, barricate, occupazioni. Il risultato sono ricorsi che bloccano e che mettono in difficoltà il decisore, che a fronte di un ricorso è messo di fronte all'esigenza di decidere se procedere comunque, con il rischio di dover risarcire dei danni, con il rischio di incorrere in responsabilità anche dirette personali. Queste sono le storie italiane raccolte in questo volumetto di lettura utilissima, ma altresì molto inquietante. Il dibattito pubblico va certamente nella direzione giusta, nella direzione corretta. In Toscana, vi lascio la legge, ma è inutile ora che la scorriamo insieme. In Toscana, quando un certo numero di cittadini, quando un certo numero di consiglieri comunali, quando un certo numero di stakeholder ne fanno richiesta, o nel caso di opera che abbia una certa consistenza, che abbia un certo impatto stimato sul territorio, impatto territoriale, impatto sociale, impatto ambientale, impatto economico, per 3 mesi si arresta la traiettoria decisionale, si organizzano degli incontri pubblici in sito. Se faccio un PGT ci sono delle osservazioni che vengono dai cittadini, se aiuto una provincia a fare un PTCP ci sono le osservazioni di Legambiente, di Italia Nostra, al massimo di qualche sindaco, se aiuto la regione a fare un piano di scala regionale non ci sono più osservazioni, quindi la prossimità è fondamentale. Il dibattito pubblico si celebra in una condizione che deve garantire la prossimità, in una condizione che deve garantire la piena informazione preventiva. A queste due condizioni, dopo l'ascolto strutturato, si raccolgono punti di vista, prospettazioni, posizioni, e si apre il tema della rilevanza, della incidenza di questo materiale, di queste prospettazioni, a volte antagoniste, a volte espressive di condizioni a cui si vorrebbe subordinare la realizzazione dell'opera, a volte richieste di compensazioni o mitigazioni. Sapete che sul versante delle compensazioni nel tempo sono state assunte misure legislative di forte contenimento. Sapete che sul versante delle compensazioni abbiamo imparato, ad esempio, dalla VAS a posteriori, dalle tornate di monitoraggio sulla VAS delle Olimpiadi Invernali di Torino, che le compensazioni per pregiudizio ambientale con opere di salvaguardia, di miglioramento ambientale hanno funzionato. Le compensazioni di tipo sociale, si scambia qualità ambientale con qualcos'altro, con un centro diurno per gli anziani nel paese, non funzionano, quel centro diurno non funziona più. Le compensazioni di pedemontana sono un caso interessante che è stato studiato. Ebbene, queste indicazioni sortite dal dibattito pubblico, che efficacia avranno? Che incidenza avranno? Guardate, si è discusso a lungo, fino alla Corte di Giustizia, per dare un senso a una espressione, a un sintagma inglese, taking account,
prendere in considerazione. È il sintagma che stava scritto in posizione centrale e decisiva nella direttiva VIA del 1985. Cosa vuol dire tenere in considerazione? Vuol dire che l'amministrazione è vincolata? Vuol dire che l'amministrazione deve conformarsi? No, non significa questo. Nella legge toscana, nella motivazione che deve precedere la scelta infrastrutturativa, si deve dar conto di aver adeguatamente ponderato le soluzioni alternative, le soluzioni condizionali, tutto ciò che è stato formulato in maniera ordinata all'interno del dibattito pubblico. Questo strumento lì ha funzionato. Io ho esperienze di VAS, di contratti di rete, iniziative infrastrutturali in cui sono stati assunti dei facilitatori della partecipazione, dei professionisti che hanno tentato di dare vita ad un dibattito esangue perché era mancata l'informazione preventiva, perché la conferenza pubblica si celebrava il venerdì mattina alle 8:30, perché evidentemente il facilitatore non può essere il succedaneo rispetto ad un mancato investimento sulla partecipazione. Partecipazione che ha bisogno di essere preparata, stimolata, partecipazione che deve essere informata, ossia le informazioni devono circolare prima. Se vogliamo evitare che la partecipazione sia solo quella della signora Maria che dice di no e dirà comunque di no, perché porta una sua posizione che non ha dovuto necessariamente confrontare con la oggettività delle cose, der natur der sache, la natura delle cose. La natura delle cose emerge e in un sito internet bisogna che ci siano i dati sulla qualità ambientale e sul tema significativo nel caso specifico. E credo si debbano rivalutare esperienze locali, ma c'è una giurisprudenza che dice che i comitati locali che si costituiscono contro la discarica, contro la cava, non hanno legittimazione, non possono impugnare, sono solo le associazioni ambientaliste riconosciute. Abbiamo la necessità di riflettere sulla posizione soggettiva. Se c'è un dibattito pubblico strutturato nelle forme che Francesco mi ha fornito questa mattina, il testo che è stato trasmesso alla Camera dei Deputati ieri, e si va nella direzione che assomiglia molto alla Toscana, mi sento di dire da una prima lettura. Se si struttura il dibattito pubblico e si riconosce legittimazione ai cittadini, vuol dire che si sta riconoscendo ai cittadini la titolarità di un interesse diffuso. Si sta riconoscendo che quell'opera, vuoi in una dimensione diffusiva di esternalità, vuoi perché consentirà di innalzare il livello di soddisfacimento dei bisogni utenziali a cui quella collettività aspira, coinvolge. È come se buttassimo un sasso in uno stagno e da lì si innescasse la diffusione di onde concentriche, una pluralità di soggetti, la collettività insediata e le collettività circostanti, una collettività di scala regionale, di scala provinciale, una collettività di valle, una collettività di lago o di fiume, per pensare ai contratti di rete, di fiume, di lago che si stanno redigendo in questi mesi. E allora chiunque di quella collettività, qualunque soggetto associativo di quella collettività ha cittadinanza, rivendica ascolto, ma inevitabilmente potrà a quel punto anche impugnare gli atti. Si riconosce la cittadinanza degli interessi diffusi non solo nel settore ambientale in cui sono riconosciuti dal 1986 dalla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, ma anche
nel settore dell'infrastrutturazione. E badate, la legge 12 del 2005 ci dice che esistono gli interessi diffusi nel settore della pianificazione del territorio, ce lo dice expressis verbis dal 2005. E allora anche la giurisprudenza che ha portato a considerare non impugnabili programmi triennali, non impugnabili atti che non incidano direttamente sul diritto di proprietà, perché non costituiscono ancora il vincolo preespropriativo, perché non intrudono nella sfera reale, è giurisprudenza che andrà verosimilmente ripensata negli anni a venire. Ma la mia considerazione, al di là dei dettagli, al di là della circostanza che serve pubblicare un progetto di fattibilità perché le persone devono partecipare informate al dibattito pubblico, è nel senso che questo paradigma così alto, così esigente, mette ancora più in risalto nel confronto l'insussistenza di qualunque misura, anche minimale, anche embrionale, di pubblicità, di trasparenza, di coinvolgimento proattivo dei cittadini da parte dell'amministrazione nell'ordinario, quasi che esista come un soprassoglia, un sottosoglia, un 40.000 euro e sotto i 40.000 euro, un'attività infrastrutturativa ordinaria, feriale, banalizzabile, e un'attività infrastrutturativa che non richiama l'attenzione del legislatore, credo per ragioni di qualità della spesa o di innalzamento della democrazia, ma semplicemente ha creato problemi enormi in passato. Per evitare un'altra valsusa abbiamo controvoglia recepito il modello francese del dibattito pubblico e non ci siamo nemmeno accorti che in molte parti d'Italia, anche al di là della Toscana, ci sono amministrazioni di buona volontà che già cercano di dare vita a un dibattito pubblico rispetto alle scelte che sono importanti per quella comunità. Attenzione, per me, cittadino italiano della pianura padana, è fondamentale poter arrivare in Francia di qui a qualche anno con un sistema ferroviario più efficiente. Mi interessa la Valsusa, ma per me è importante anche la scelta rispetto all'asilo del mio comune. È importante e decisiva allo stesso grado, perché paradossalmente potrei partecipare ad una vicenda lontanissima da me e sono invece privato della possibilità di dir qualcosa al mio sindaco, al dirigente del settore lavori pubblici del mio comune, che però c'è e so che mi ascolta in ogni occasione. Credo sia questo il tema. Vi chiedo di riflettere nelle prossime settimane. Ci raccontate nelle prossime settimane come si costruisce nel vostro comune, nella vostra amministrazione, il programma triennale, il programma biennale? Quante incompiute abbiamo da censire? Perché sono rimaste incompiute? Quante opere galleggiano nel triennale e quante opere in un triennio riescono ad entrare nell'elenco annuale e trovano una fattibilità concreta? Vorremmo che alla fine di questo corso, in ogni occasione, ove possibile, vi faremo domande di questo tipo, potessimo insieme scrivere un documento che metta in correlazione la dimensione teorica, scientifica, la dimensione applicativa e la dimensione pratica, der natur der sache. Com'è la natura delle cose in questo territorio e nelle nostre amministrazioni? Io ho un punto di vista, ma voi avete un punto di vista molto più autorevole ed informato. Vi ringrazio davvero.